Cari compagni, grazie per essere tempestivamente accorsi al mio richiamo. Naturalmente non mi sarei mai sognato di distogliervi dalle vostre quotidiane mansioni malavitose se non si fosse trattato di un'emergenza. Nella mattina di oggi è accaduto un fatto che richiede la vostra attenzione, un fatto che mi appresto a raccontarvi. Durante la pausa pranzo, con sommo squallore, tiravo fuori dalla mia cartella dei miseri panini incartati che avrei dovuto mangiare. Come uomo di mondo, che con vanto dichiaro di essere, un paio di panini con la mortazza sono più che sufficienti per tirare avanti. Le cose, tuttavia, cambiano molto se al proprio fianco siede il pessimo. Tale individuo si distingue nella folla a causa del suo costante portarsi appresso una quantità spropositata di vivande, che la metà basterebbero. Ma nonostante il suo continuo girovagare sia sempre accompagnato da un'immancabile confezione di chipster, sembra non risentirne dal punto di vista economico. Una volta terminato il pacchetto, infatti, ha sempre soldi in abbondanza per acquistarne degli altri. Incattivito dalla scena alla quale ho assistito, ovvero al vedermi trangugiare pezzi di pane duri come il mattone, con dell'altro pane come companatico, e di fronte a un goliardico, in pieno ingozzamento di Ritz, Chipster, Coca-Cola, Puff, Flash, Kinder Bueno e o Pinguì e o Catarro, inevitabile è stato il mio desiderare un minimo di beffa nei suoi confronti, e l'oggetto che faceva al caso mio si trovava proprio lì, davanti ai miei occhi. Una bottiglietta di integratore Energade, che con estrema scioltezza e grazie alle mie abilità furtive, gli ho sottratto per poi nasconderla nella mia piccola cartella, dove nessuno può sospettare di trovare bevande di tale valore. Tuttavia, l'amarezza della vita non è ancora riuscita a trasformarmi in un delinquente, e sento il senso di colpa sopraggiungere inesorabile. Per questo motivo, la nostra missione consiste nella restituzione di ciò che è stato preso in prestito. Membri Vano, rivediamo il piano. Affermativo. Dunque, il punto A rappresenta la nostra attuale posizione. Usciti dalla porta, ci ritroviamo nel corridoio che nel piano è raffigurato con una linea orientata verso occidente. Andando avanti per questo corridoio, ci imbatteremo nella hall del traghetto. Nel mio gergo hall significa tanta gente, perciò dovremo muoverci furtivamente. Noi tutti ci fermeremo dopo la hall, tutti tranne Andrea, l'inesperto Maurizio, che si inoltrerà nell'angolo più buio del corridoio per poter visionare la situazione. Dopo il cenno dell'inesperto... Oh, no. Membro Andrea, pensateci voi. Vogliate accomodarvi in corridoi? Dunque, dopo il cenno dell'inesperto, noi altri prenderemo posto e avanzeremo. L'inesperto rimarrà lì a fare da palo. Più avanti ci dovrebbe essere un piccolo corridoio situato sulla destra, dove ci nasconderemo. Il più valoroso di noi, il commander eccellente, avrà una promozione per questo. Dovrà affrontare l'ultimo corridoio con una capriola. Per poter piazzare la bibita e bussare alla porta. Dopodiché starà a tutti noi scappare il più veloce possibile. Ragazzi, se dobbiamo fare questa missione, la dobbiamo svolgere fino a fondo. Quindi non voglio piantare. Di qua. E no, perché nel mio gergo all vuol dire tanta gente. Oh. No! Che cosa stavi facendo? Mani a posto!
A cretino! E molte meno! Oh! Sta tranquillo, eh! Non è che arrivi, metti le mani addosso! Porca p***! Cari compagni, io alla facciaccia sua mi bevo Energid.